Beh, innanzitutto abbiamo riportato la serie in parità vincendo in trasferta, che era una cosa che ci mancava da tanto tempo, compresa la stagione regolare, per prima cosa. Quindi comunque aver strappato il pareggio fuori casa, giocando comunque una partita tosta, ruvida, dopo la prestazione un po' così di gara 1, sicuramente ci dà un po' di fiducia. Prima di arrivare alla vittoria abbiamo dovuto, come spesso ci capita, passare tutti i maltempi all'interno del nostro viaggio con la nostra barca in mezzo all'oceano. Abbiamo dovuto attraversare mille tempeste, ne siamo usciti vincitori perché comunque la squadra nel supplementare, dopo aver preso il primo 4-0, non ha più fatto segnare dal campo per quasi 4 minuti Piacenza, quindi questo è comunque un buon abbrivio. Siamo partiti come in gara 1 abbastanza bene, prendendo un discreto vantaggio, poi purtroppo abbiamo subito il rientro immediato di Piacenza con i canestri da 3 punti di Marquis Green e Pastore, e poi siamo riusciti con applicazione e con le ripartenze in difesa grazie alla zona a riportarci un po' più in fiducia all'interno della partita, e poi gli alternarsi dei vantaggi ci hanno portato al supplementare. La squadra ha avuto dopo gara 1 un'ottima reazione perché, avendo giocato l'altro ieri, non dimentichiamoci che questa per noi è la 7ª partita in neanche 20 giorni, ed è una 7ª partita non per un playoff dove magari il passaggio del turno per una squadra che ha poche chance di arrivare in A1 ti può dare positività, ti può dare magari un ingaggio migliore l'anno dopo o comunque un buon curriculum. Qua se si perde la serie si retrocede, quindi in ballo c'è emotivamente nettamente di più, e la squadra ormai da 20 giorni questa cosa qui la sta capendo. Ora non dobbiamo incappare nell'errore più grave, che è quello di comportarsi da presuntuosi e da supponenti, visto che nel turno precedente in casa abbiamo portato noi 3 vittorie. Non dobbiamo pensare che questa cosa sia scontata, perché Piacenza verrà col coltello tra i denti e ne sono certo. Come siamo stati bravi noi a vincere qua una partita fuori casa, io devo pensare, la squadra deve pensare che lo possono fare anche loro. E quindi comunque bisogna essere contenti della vittoria di stasera, e lo si è. Poi da domani si dà spazio alle terapie, al recupero fisico e all'allenamento mentale, che è quello di migliorare alcune cose che durante la partita non sono andate.